Voglio parlare di conoscere Gesù. Noi com'è che possiamo conoscere Gesù? Possiamo conoscere Gesù perché c'è qualcuno che ci parla di Gesù. Sicuramente, diciamo, ognuno di noi ha sentito parlare di Gesù. Conosciamo Gesù attraverso le scritture. E questa conoscenza per noi è una conoscenza che prima abbiamo attraverso la mente. Ora, c'è qualcosa che invece i discepoli hanno vissuto in un modo meraviglioso, che è la conoscenza diretta, come dicono le scritture, loro lo hanno visto, lo hanno toccato, sono stati con lui per 3 anni. Ora l'Apostolo Paolo dice qualcosa di particolare in Secondo Corinzi capitolo 5 dal verso 16 e dice questo, cioè dal momento in cui Gesù è risuscitato, lui ha un corpo spirituale, non ha un corpo di carne e di sangue, come dice la scrittura, né carne e sangue erediteranno il regno dei cieli. Gesù, dopo che è morto sulla croce, a motivo dei nostri peccati, il terzo giorno è risorto ed è risorto con un corpo spirituale. Dopo 40 giorni lui è salito in cielo e adesso, in questo momento, lui è alla destra del Padre che intercede per ognuno di noi. Quindi il Gesù che è risorto è un Gesù diverso, c'è un corpo spirituale. Questo stesso corpo che ha Gesù è quello che noi avremo al momento in cui la salvezza sarà portata in esecuzione. Ora, per conoscere Gesù, noi prima lo conosciamo intellettualmente. L'Apostolo Paolo infatti dice che lo conosciamo nella carne, ma adesso c'è un altro modo di conoscere Gesù. Secondo Corinzi 5,16 dice così: perciò d'ora in poi noi non conosciamo nessuno secondo la carne, ed anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Ora, adesso che Gesù è risorto, noi possiamo conoscere Gesù nello Spirito. Lui si vuole fare conoscere nello spirito. Quindi vediamo un pochettino come in alcuni episodi della scrittura, come i discepoli, dopo che era risorto Gesù, come si approcciarono con lui. Possiamo vedere in Giovanni capitolo 20, dal verso 11 in poi, come Maddalena, che era andata a sepolcro, si approcciò con lui. Dice così dal verso 11: ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo all'altro e ai piedi dell'uomo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ed ella, allora voltatosi, gli disse: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai tuoi fratelli e di loro che io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al mio Dio, al Dio vostro. Allora Maria Maddalena
andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui l'aveva detto queste cose. Gloria a Dio. Vediamo qui in questo episodio che Maria Maddalena, una donna devota al Signore e che aveva camminato con Gesù per molto tempo, sebbene lei l'aveva conosciuto nella carne, in questo momento non lo riconosce. Vediamo la sua situazione. Lei piangeva lì su quella tomba, piangeva e non sapeva dove il suo Signore era, anche se c'erano degli angeli lì e un Signore che a lei gli sembrava un ortolano gli parlava. Lei era afflitta perché non vedeva il suo Signore. Ma Gesù gli dice: Maria. Al momento in cui Gesù gli dice Maria, Gesù si rivela a lei. E lei, che era afflitta, che piangeva, subito dopo è pronta, è contenta, è allegra e va dai discepoli per annunciare che il Signore era vivente. Che cos'era successo? Era successo che lei non percepiva che quell'uomo fosse Gesù, ma al momento in cui Gesù gli dice Maria, allora lei lo percepisce. C'è qualcosa che viene in lei, lo percepisce nello spirito. Un altro episodio. Andiamo in Luca al capitolo 24, sempre Gesù che è risuscitato, e dice così dal verso 13 di 24: in quello stesso giorno due di loro se ne andarono verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa 70 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Egli disse loro: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete mesti? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendogli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi dissero: le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e davanti al popolo, e come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che fosse lui che ci avrebbe liberato Israele. Con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andato di buon mattino al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo. Sono tornate dicendo di avere avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire di tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinarono al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno è declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro.
E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve da loro, dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore mentre dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute per la via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Qua abbiamo un altro episodio. I discepoli, questi due discepoli che andavano verso Emmaus, erano mesti, erano delusi. E quello che loro avevano ascoltato non si era, quello che loro pensavano non si era realizzato, secondo loro. E Gesù si accosta a loro e Gesù gli fa comprendere le scritture in un modo particolare. E questi due discepoli, dice che era impedito loro di conoscere Gesù, e era impedito ai loro occhi. Cioè, cosa significa? Significa che sebbene Gesù era lì con loro, ai loro occhi era impedito. E sebbene poi lui parlò delle scritture, parlò proprio di lui stesso, quando spiegò che era necessario che il Cristo doveva soffrire e che le scritture parlavano di lui, allora dopodiché loro arrivarono al villaggio. E quando arrivarono Gesù, che era con loro, che rimase con loro, al momento in cui spezzò il pane, lo benedisse e lo distribuì a loro, i loro occhi si aprirono. In quel momento loro ebbero la rivelazione che quella persona con cui loro avevano camminato era proprio Gesù. Certe volte succede che Gesù è vicino a noi. E molte volte succede che i nostri occhi sono impediti, non riusciamo a vedere Gesù. Gesù si fa conoscere attraverso una rivelazione. E la rivelazione di Gesù ci porta una certezza nel nostro cuore. Vediamo ancora un altro episodio, sempre in Giovanni, al capitolo 21, dal verso 1, vediamo qua l'apparizione di Gesù presso il mare di Tiberiade. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse a loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore! Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste
era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca e non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace sopra e sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora, vediamo qua un altro episodio. Gesù appare ai suoi discepoli. Questi discepoli erano stati con lui per 3 anni. E però vediamo un momento particolare, che erano in una situazione in cui loro erano delusi, perché non avevano visto quello che loro pensavano che doveva accadere. Ed erano molto, diciamo, si sentivano sconfitti, tant'è che Pietro disse: io vado a pescare. Ora, qua stiamo parlando non di una persona che va a pescare per hobby, ma di una persona che lo ha fatto per professione. E quindi questo "io vado a pescare" significa che lui si metteva dietro quei 3 anni che era stato con Gesù. Lui, come se si dimenticava di tutte le cose che erano successe, e tornava indietro. E gli altri, ascoltando lui, dissero: ecco, noi veniamo anche con te a pescare. Quando è facile, quando ci sono delle persone che sono deluse, è facile che noi, ascoltando loro, ci facciamo influenzare per fare quello che fanno gli altri. Ora, però, in questa situazione Gesù è meraviglioso in ogni sua espressione. E Gesù, che era sulla riva, chiede se avevano qualcosa, ma loro quella notte, sebbene erano dei pescatori professionisti, non avevano preso nulla. Però Gesù disse loro: gettate le reti dal lato destro. E loro fecero così. Al momento in cui Gesù disse gettate le reti dal lato destro, il discepolo più giovane, Giovanni, capì che colui che parlava era il Signore e disse a Simon Pietro: è il Signore. E questa cosa fu per loro qualcosa di meraviglioso, e cominciarono a tirare la rete e vedevano che questa rete, sebbene era piena di questa grande quantità di pesci, non si rompeva. E poi la portarono a riva. Portarono a riva tutti questi pesci e diedero questi pesci a Gesù. E la cosa sorprendente è che nessuno ardiva a chiedergli chi sei, perché loro sapevano che colui che parlava era Gesù. Qua siamo in una situazione in cui Gesù si fa vedere col suo corpo spirituale con una rivelazione. Cioè lui è lui che si fa conoscere da loro, perché i loro occhi erano impediti. Cos'è che ci insegnano questi 3 episodi? Come dice l'Apostolo Paolo, dal momento in cui Gesù è risorto, noi non lo possiamo conoscere più nella carne, ma lui si fa conoscere per mezzo dello Spirito. Quando lui si vuole rivelare a noi,
Allora in quel momento noi possiamo avere la rivelazione che veramente è Gesù che ci sta parlando e che noi lo possiamo conoscere personalmente. La parola dice Gesù stesso quando nella sua preghiera sacerdotale fatta al Padre prima di soffrire, dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo e il vero Dio e il suo figliolo Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi qua sta parlando di conoscere. Dal punto di vista biblico, conoscere significa una conoscenza intima, stretta. È la conoscenza che noi dobbiamo avere con il Signore. È una conoscenza nello Spirito. Perché adesso Lui si rivela a noi. C'è una cosa da vedere, che Gesù da risorto si è fatto vedere solo da credenti. Gesù non si è rivelato ai gentili, ma Gesù si è rivelato ai credenti. E Gesù si vuole rivelare sempre di più a coloro che credono in Lui. Se tu credi in Gesù Cristo e tu cerchi il Signore con tutto il tuo cuore, Egli si farà conoscere e avrai rivelazione di Dio. E a quel punto, come erano i discepoli, che nessuno ardiva dirgli chi sei, sei sicuro che è il Signore. E quindi questa è una cosa importante, che Gesù Cristo si vuole fare conoscere. E al mondo il Signore si rivela? Al mondo sta scritto che lo Spirito Santo verrà e compungerà il mondo di peccato, di giudizio e di giustizia, al momento in cui crederanno, il Signore si rivelerà alle loro vite. Ma a quelli che non credono, a quelli che lo cercano solo intellettualmente, probabilmente conoscono anche tante scritture e parlano delle verità di Dio, ma non c'è stato in loro una rivelazione della conoscenza di Gesù nello spirito, l'hanno conosciuto solo mentalmente o nella carne. Al momento in cui loro lo conoscono nello spirito, c'è una conoscenza reale con Dio, perché noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. E quando il Signore Gesù è venuto e quando noi abbiamo creduto, dice così la scrittura, che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi viene vivificato lo spirito e quando lo spirito viene vivificato, noi possiamo conoscere Gesù nello spirito. E quindi questa cosa è importante, che è Gesù che si rivela a ognuno di noi. Maria Maddalena ha avuto rivelazione, conosce Gesù al momento in cui Gesù dice Maria e lei risponde Rabbuni, che significa maestro mio. Allora a quel momento lei prima era mesta e dopo, diciamo, diventa forte per andare ad annunciare agli altri discepoli che Gesù è vivente. I due discepoli di Emmaus erano mesti, camminarono con Gesù tutto il tempo, ma al momento in cui Gesù spezzò il pane, loro riconobbero che lui era Gesù. La stessa cosa anche i discepoli che pescavano e che avevano preso una grande quantità di pesci, conobbero Gesù al momento in cui Gesù disse: gettate le reti dal lato destro. E quindi loro,
la loro situazione emotiva cambiò completamente. E poi se andiamo a leggere tutto quello che c'è dopo, vediamo anche che viene riabilitato Pietro. Quindi dobbiamo considerare che se noi cerchiamo il Signore e lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, Lui si rivela. E quando noi abbiamo una rivelazione di Gesù, la nostra vita cambia, i nostri atteggiamenti cambiano, perché conosciamo colui che è vivente e colui che riesce a vivificare il nostro spirito per camminare con forza e con certezza di fede con lui. Quindi voglio incoraggiare tutti quanti che ascoltano di cercare il Signore, perché se noi cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore, Lui si rivela e quando Lui si rivela, la parola che è il Logos di Dio diventa il rema di Dio che porta in noi convinzione, fede, forza, coraggio per andare avanti, perché abbiamo bisogno della rivelazione per conoscere sempre Gesù, non intellettualmente, ma veramente nel nostro cuore, affinché noi possiamo essere fortificati e anche avere esperienza della conoscenza di Gesù per trasmetterla agli altri, perché Gesù disse: voi sarete miei testimoni. E vogliamo testimoniare che Gesù Cristo è vivente, che Gesù Cristo vivente ha cambiato le nostre vite, non è una religione. Ha cambiato il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di credere. È veramente il Dio vivente e vero che si è rivelato attraverso il suo figliolo Gesù. Voglio pregare per coloro che stanno ascoltando, per coloro che hanno dei dubbi, per coloro che vogliono conoscere di più, per coloro che stanno cercando un aiuto. Gesù è il nostro aiuto. Signore Dio e Padre d'amore. Signore, ti vogliamo ringraziare in questa sera, Signore. Ti vogliamo ringraziare per la tua parola, Signore. Per come noi, Signore, possiamo comprendere, Signore, che tu, Signore, sei risorto e che hai mandato, Signore, il tuo Spirito Santo nei nostri cuori affinché noi potessimo avere rivelazione di te, perché il tuo Spirito Signore, ci parla di te, Signore. Non ci parla di altro che di te, Signore. Grazie. Grazie, Signore, perché sei meraviglioso, Signore. Grazie, Signore, perché possiamo avere una completa certezza, Signore, che tu vivi, Signore, in noi, Signore. Anche se noi non siamo perfetti, Signore, ma sappiamo, Signore, che tu, Signore, sei colui e sei, Signore, che ci incoraggi, che sei con noi, Signore, e ci dai forza per andare avanti, Signore, e per vedere, Signore, la tua gloria nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e in questo mondo, Signore, che ha bisogno di una parola, Signore, e quella parola, Signore, noi la possiamo dare, Signore, se l'abbiamo ricevuta da te. Ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Gloria a Dio.